Marlboro World Championship Team. I duellanti sono pronti, hanno affilato le armi durante l'inverno. Senna, meditando sui fatti di Suzuka del 1989 e sulla guerra che gli ha dichiarato il presidente della FISA Balestre. Prost, dal canto suo, è arrivato alla Ferrari per svolgere un compito tutt'altro che facile: donare alla rossa una competitività costante e permettere un salto di qualità definitivo. È indubbio, comunque, che saranno ancora loro le due massime espressioni dell'automobilismo contemporaneo. Phoenix, primo Gran Premio dell'anno, non smentisce la sensazione. Senna è padrone della corsa, gareggia con la rabbia in corpo, vuole ridicolizzare tutto e tutti, ci riesce alla perfezione. L'unico, reale, concreto ostacolo per il brasiliano della McLaren è Jean Alesi, eroe della corsa, che per lungo tempo resta al comando e alla fine sale sul secondo gradino del podio. Per la Ferrari c'è poca gloria, ma tutti assicurano che Phoenix sia stato nient'altro che un episodio. Ed è vero. A Interlagos, Prost sparge lacrime di gioia in abbondanza. La sua affermazione è fortunosa. Difficile pensare a un suo primo posto senza la lite in pista tra il dominatore Senna e il doppiato Nakajima. Ma una vittoria è sempre una vittoria. E i 9 punti conquistati permettono al campione del mondo di guardare al futuro con serenità, anche se la Ferrari non pare ancora al top. Che la rossa non sia in perfetta forma lo dimostra la gara di Imola. Senna è campione di sfortuna. Al brasiliano, dopo pochi chilometri di corsa, esplode un disco freno. Ma la via non è libera. Berger resta al comando per parecchio tempo. Litiga con un Mansell indomito ma imprudente. Alla fine, tra i litiganti, gode Patrese, autore con la Williams di un gran premio regolare, costante. Una rivincita per il padovano sui fatti del 1983. Chi invece delude è Prost, la cui Ferrari, almeno a livello motoristico, non convince. È l'inizio del periodo più grigio del team del Cavallino nella serie iridata. A Monte Carlo, infatti, Senna torna alla vittoria. Lo fa da grandissimo campione, regolando un'altra volta ancora un Alesi che non ha paura di nessuno. Dal canto loro, Prost e Mansell vengono traditi dalle rispettive monoposto. Il francese dal muletto sul quale è costretto a salire dopo lo spettacolare incidente alla curva del Mirabeau provocato da un'incomprensione tra lui e Gerhard Berger. L'inglese si ritira mentre stava compiendo una bella rimonta per la rottura del cambio e Senna prende il largo in classifica. A Montréal c'è una leggera pioggerellina prima del via. Berger anticipa la partenza e viene penalizzato di un minuto dagli organizzatori. La corsa non ha storia. Senna e la McLaren sono imprendibili, anche se l'austriaco dà vita a una rincorsa forsennata che gli consente alla fine di cogliere il quarto posto, dietro a Nigel Mansell e davanti a Prost. La Ferrari sembra non esserci. Per il Cavallino si parla di crisi profonda, tanto che le rosse paiono non tenere il passo nemmeno della Benetton, che ripropone un Piquet secondo in forma iridata. Ma è il campionato delle sorprese. Il Messico lo dimostrerà. Senna domina e paga un gravissimo errore dei suoi box che non lo chiamano in tempo per sostituirgli una gomma in lenta ma progressiva perdita di pressione. Dal canto suo, Alain Prost effettua un recupero sensazionale. Il francese ha il coraggio di partire piano e di tagliare il traguardo per primo. Un trionfo, completato dal secondo posto di Mansell. Il mondiale non è perduto e c'è tanta speranza attorno al Cavallino e a un felicissimo Prost.
L'inarrestabile rincorsa di Prost non si esaurisce in Messico. In Francia la McLaren crolla ancora, e non solo per fatti interni dovuti alla disorganizzazione dei box. In gara Senna fatica molto e quando si ferma per sostituire le gomme perde un mucchio di tempo. È il Gran Premio che riporta prepotentemente in luce le qualità di uno dei migliori giovani della Formula 1, Ivan Capelli. Il milanese si permette il lusso di lottare per il primo posto con la Ferrari di Prost, il quale avrà ragione della Leighton Judd solo pochi giri dalla fine. Il cavallino è tornato grande e definitivamente. Lo sa anche Prost, che a Silverstone infila la terza affermazione consecutiva. Come un rullo compressore, lascia sfogare nella prima fase di gara Senna e Mansell. Il brasiliano cede subito, il britannico ne combina di tutti i colori, poi per la rottura del cambio si ritira e tra le lacrime annuncia il suo abbandono alla conclusione della stagione, ma in pochi gli credono. Dal canto loro, Senna e Prost si scambiano le parti, il francese diventa un attaccante, il brasiliano dimostra il proprio cambiamento tattico giungendo con una McLaren inferiore al terzo posto. Ma è inutile essere preoccupato, l'importante è trovare la soluzione giusta con i tecnici per avere il telaio messo nella strada giusta, a posto per le prossime gare. Un luglio tutto della Ferrari dunque, ma il futuro non sarà così semplice per la squadra italiana. Lo si comprende in Germania, dove Senna torna il consueto dominatore. Il brasiliano è il padrone assoluto della corsa e gioca con la Benetton del sempre più straordinario Nannini come il gatto con il topo. Prost e Mansell invece non convincono. L'inglese vola fuori pista mentre il campione del mondo non va più in là del quarto posto. Il 12 cilindri del cavallino sembra aver perso per strada la potenza necessaria per battere quello della Honda e il campionato si allontana. Budapest, ovvero Hungaroring, ovvero il Gran Premio che la Ferrari dominò con Nigel Mansell nel 1989. In realtà la pista è poco indicativa, certamente non tecnica. Lo dimostra Thierry Boutsen, che se ne va al comando dal primo all'ultimo giro, domando un serpentone di vetture. Il protagonista della gara, nel bene e nel male, è comunque Senna, che compie una rimonta alla Clark dalle retrovie. Con le buone e con le cattive, infila uno a uno tutti i rivali e alla fine va a prendersi un secondo posto molto importante. In Ferrari invece c'è amarezza. Prost si ritira per noie meccaniche, mentre Mansell, poco costante ma spettacolare, viene spedito fuori pista dall'irruente Berger. Un altro sfortunato è Nannini, che alla pari di Senna compie una bellissima rimonta. Il senese potrebbe vincere, ma il brasiliano lo spedisce fuori pista senza tanti complimenti. È il Gran Premio che lancia il gioco delle polemiche tra Ferrari e McLaren. Il clima della serie iridata sta rovinandosi. La conferma viene dal Gran Premio del Belgio. Tre partenze dimostrano quanto sia assurdo il posizionamento del via, voluto dalla FISA e dagli organizzatori. In compenso, nella pagella dei cattivi, si distinguono Piquet, che tampona Mansell, e Berger, che al secondo via chiude brutalmente la porta a Prost. Senna approfitta del nervosismo generale e vince da grande campione, resistendo alla bella rimonta di Prost. Difficile a questo punto credere a una Ferrari ridata. Monza potrebbe essere l'ultima spiaggia. Sia McLaren che Cavallino hanno preparato la corsa con il massimo impegno tecnico. Senna e Prost, tirati come non mai, danno vita a un Gran Premio indimenticabile. Il brasiliano scatta il comando, offrendo l'impressione di poter fare il bello e il cattivo tempo. Ma è una semplice illusione. Infatti Prost, che in prova aveva duellato con il brasiliano a suon di record sul giro, dopo aver perso tempo nelle prime battute, assume un ritmo velocissimo. Gira sugli stessi rilievi cronometrici del brasiliano, ma non riesce nell'impresa. È probabilmente questa la gara più bella di Senna nel 1990. Anche Prost riconosce i meriti del rivale e alla fine della corsa, tra un tripudio di bandiere del cavallino che inneggiano i due campioni, il francese invita il brasiliano a dimenticare il passato, la loro rivalità umana.
Potrebbe essere una conclusione di campionato serena, felice, una festa dello sport, per dirla in termini retorici. D'altronde, la trasferta portoghese e quella spagnola sono da sempre tra quelle più divertenti dell'anno, ma non è così. L'atmosfera si fa avvelenata per davvero. In Portogallo le due Ferrari sembrano essere in forma smagliante, così come Prost e Mansell, ma è l'inglese che ne combina una di troppo. Un bel pasticcio, non c'è che dire, che permette a Senna di andare in testa. Poi, verso la fine, Mansell riprende il primo posto. L'incidente dell'Arrows di Caffi, che ha una caviglia fuori uso per l'urto contro il guardrail, costringe il direttore di corsa a sospendere il Gran Premio, mentre Prost stava per rimontare. Vince Mansell, Senna secondo, Prost terzo. È l'inizio della crisi di rapporto tra il francese e Cesare Fiorio. Spagna felice, Spagna maledetta. Le prove sono rovinate dal terribile incidente di Martin Donnelly, che paga la leggerezza degli organizzatori nel predisporre le misure di sicurezza. La gara invece è bellissima. Il mondiale si riapre perché Prost torna mattatore. Questa volta Mansell non lo ostacola e il ferrarista lascia la sua 641 in testa, al comando. Una vittoria che sa di campionato del mondo. D'altronde Senna è sfortunato, non prende nemmeno un punto. Il suo trono di capo classifica iridato inizia a vacillare. Alla doppietta ferrarista si aggiunge il terzo posto di Nannini, un pilota che ha riportato ai massimi vertici la Benetton. Purtroppo, due settimane dopo, Alessandro riporterà terribili ferite in un incidente in elicottero. Il mondiale si concluderà senza di lui. Suzuka, ovvero la sede deputata della conclusione vera della serie iridata. Senna e Prost, la prima fila è ancora tutta per loro. Ormai tra McLaren e Ferrari c'è perfetta parità. Il brasiliano è migliore del francese, in prova, ma Alain sa che a Suzuka può farcela realmente. Gli organizzatori, inoltre, gli danno una mano. Costringono Senna a partire all'interno, fuori traiettoria dunque. Un regalo che consente a Prost di involarsi al comando, ma per poco. Il risultato del campionato riflette il lavoro di tutta la stagione, non di questa corsa, ma non solo i 6 primi posti che ho ottenuti, ma anche i secondi e terzi posti e soprattutto il numero di pole position che ho fatto. C'è due maniere di perdere il campionato, di perdere da una maniera sportiva e dall'altra, l'abbiamo perso dall'altra maniera che non è giusto, perché abbiamo fatto un grande lavoro quest'anno, era molto vicino di vincere il campionato. McLaren e soprattutto Senna sapeva che con una buona partenza non era possibile di vincere lui e ha fatto una cosa che per me, per un uomo che si dice sportivo, che per un uomo che si dice onesto, non è giusto. Ha mostrato il suo vero visaggio. Una brutta conclusione, il giorno più nero del mondiale. Non c'è gioia in nessuno per questo finale, destinato ad alimentare polemiche a non finire e la definitiva rottura dei rapporti umani tra le due prime donne del circus. Pochi gli episodi da ricordare di Suzuka, il ritorno alla vittoria di Piquet e il pianto di gioia di un Roberto Moreno chiamato a sostituire Nannini e subito degno di un team d'alto livello. Con Senna campione del mondo, con una giornata d'anticipo, il Gran Premio d'Australia appare solo una formalità. Senna è rilassato come mai, Prost non parla più con nessuno, si sente tradito e in corsa non rende come dovrebbe. Domina ancora una volta il brasiliano, ma paga il mancato inserimento di una marcia con un'uscita di pista. Da allora in poi va in testa Piquet, che ripete il Giappone davanti a un Mansell in grande stato di forma e pronto per la Williams che guiderà nel 1991. È finita così, senza troppi scossoni, una stagione magnifica, vissuta dai protagonisti sempre sul filo del rasoio. Il mondiale più bello degli ultimi anni, guastato dalla sempre più accesa rivalità tra i due grandi di questo sport. Difficile prevedere un 1991 meno interessante.
con Jean Alesi, compagno di team di Prost, Nigel Mansell alla Williams e Senna alla sua ultima stagione alla McLaren, se ne vedranno realmente delle belle. E in più, l'ingresso di tanti motori nuovi fomenterà ancora di più l'interesse, sperando che il Mondiale 91 ponga fine e definitivamente alle polemiche. Tra poco in Grand Prix, la stagione 1990 dei rally. Nera, morbida, maestà, balsamica. E ha solo una caloria, maestà. La pasticca del Re Sole, buona, balsamica e senza zucchero. Merry Christmas from Marlboro Country. Last year I had to improve my English. It was simple. L'inglese per te. Are you ready for the lesson? Yes, I am ready to start. I am ready too. Ma tu parli l'inglese. Sì, è facile con il tuo corso. L'inglese per te, per imparare l'inglese in modo semplice e naturale. In edicola il primo fascicolo, la prima cassetta e il dizionario tascabile a 2000 lire. E oggi grande novità, Video English for You, right, l'inglese you in videocassetta. Bye. Un corso di lingue De Agostini. Il Natale Seat continua. Regalati Seat Ibiza. Tua con 500.000 lire di anticipo. Un mondiale così lo ricorderanno tutti per un bel pezzo. I piloti, i tecnici, i meccanici, gli addetti ai lavori, ma anche gli appassionati. Quel pubblico dei rally che è sempre più numeroso. Si è assistito infatti ad una stagione costellata di successi sportivi di grande rilievo, con gare combattute ai massimi livelli. Al rally di Monte Carlo si è notato subito che sarebbe stato un campionato del mondo avvincente, dove la Toyota ha sfoderato tutto il potenziale e quello del suo pilota di punta, Carlos Sainz. L'appuntamento più classico del mondiale si è quindi trasformato in un testa a testa tra Lancia e Toyota. Un duello avvincente tra Didier Auriol e Carlos Sainz sulle strade tortuose e completamente asciutte del sud della Francia, che si è concluso soltanto all'alba dell'ultimo giorno di gara a favore della Lancia e del pilota francese. Per Sainz è stato quindi un secondo posto che aveva un sapore strano, per metà di vittoria e per metà di sconfitta. Credo che sia stato veramente emozionante, perché ho avuto per tutto il tempo la pressione di Carlos Sainz, e in più è il rally di Monte Carlo, che è fantastico, è il più popolare. Un Monte Carlo perso così ti dispiace molto, credo. Penso un Monte Carlo vinto così, perché per me arrivare secondo con tutta la squadra Lancia e Asfalto non è perduto, è una vittoria. Il Monte Carlo non era che la prima tappa di questo mondiale al Fulmicotone, che già in Portogallo l'antagonismo tra le varie squadre e i piloti si faceva sentire ancor di più. Basti ricordare che durante la gara portoghese il comando della corsa ha cambiato leader per ben 7 volte. Un'altalena a cui Miki Biasion ha messo fine con una splendida vittoria, la sua 3ª consecutiva in questo rally. Un bellissimo risultato per il pilota di Bassano. Per la Lancia un vero e proprio record. 5 vetture nei primi 5 posti della classifica. 3 vittorie del Portogallo, che cosa stanno a significare? Ma sai, 3 vittorie consecutive qui in Portogallo non le aveva mai fatte nessuno, quindi per me è molto importante. Direi che è un buon auspicio per tutta la stagione. Questo tipo di gara comunque si confà a te, a quanto pare, e alla Lancia. Sai, sono gare dove bisogna attaccare in determinati momenti e risparmiare la macchina in altri. Forse per ora sono quello che ci azzecca di più.
classe non è acqua e quella di Miki Biasion è ben nota, specie in terra africana, dopo che il campione del mondo si è imposto per due volte consecutivamente al safari. In questa occasione il nemico lancia, più ancora che la Toyota, è stato il fango. Dopo le violente piogge cadute, il fondo era infatti ricoperto per gran parte da un'insidiosa argilla che ha messo KO le due lancia di Biasion e Alex Fiorio, dando così via libera a chi la salunga sul safari, una vecchia volpe come Bjorn Valdegard. Juha Kankkunen per la squadra torinese è stato la salvezza. Con il suo secondo posto ha infatti garantito punti preziosi alla lancia, che in Kenya si è dovuta piegare ad una supremazia Toyota diventata davvero preoccupante. Nel 77, quando vinsi la prima volta, era molto bagnato, forse anche più di oggi, ma non così sconnesso e fangoso come quest'anno. Un secondo posto va molto bene, in quanto ci mantiene in testa al campionato del mondo. Una battuta d'arresto sarebbe stata gravissima. Il riscatto lancia è stato pressoché immediato, al rally della Corsica. Il pilota favorito sulle lunghe e veloci prove asfaltate di questa corsa era decisamente Didier Auriol. E la Toyota sull'asfalto non aveva ancora effettivamente raggiunto l'estrema competitività. Per Auriol, tuttavia, non è stato certo rose e fiori. A rendergli la vita difficile, infatti, oltre a Sainz, ci si è messo anche il cambio della sua delta integrale. Qui il miracolo, una volta di più, lo hanno compiuto i meccanici, che hanno battuto ogni record nel sostituire il pezzo, dando così via libera a questo secondo successo stagionale del pilota francese. È difficile poterlo credere alla partenza. Volevamo vincere, abbiamo fatto il possibile. Certo, una gara con un incredibile bagaglio. Per il rally dell'Acropoli si è poi tornati nuovamente sulla terra, o meglio sulle pietre. In effetti in questa corsa, più che sugli sterrati, si corre su autentiche pietraie. Ed è proprio in questo tipo di terreno che evidentemente la Toyota riesce ad esprimere meglio il suo potenziale. Un potenziale ancor più evidenziato da un'ulteriore grande prestazione di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è stato veloce, concentrato e soprattutto infallibile. Seppur sollecitato dalla pressione di Kankkunen, con cui è sempre stato costantemente in lotta per tutta la corsa, Sainz non ha sbagliato, comunque anche i piccoli errori gli sono stati risparmiati dalla buona sorte, e così ha vinto battendo Kankkunen e Miki Biasion, arrivato terzo. In che modo sei riuscito a battere Kankkunen? Per me è stata una gara sempre con molta concentrazione, perché noi abbiamo paura di bucare, non abbiamo la mousse. La Pirelli ha fatto un bellissimo lavoro, la gomma è andata molto bene, ma deve andare sempre molto concentrato. Dal caldo soffocante della Grecia si è poi passati al gelido inverno australe dell'Argentina. Il campionato del mondo rally si è trasferito infatti in Sud America e anche dall'altra parte dell'oceano si è rinnovato questo duello tra Italia e Giappone. L'uomo dell'Argentina doveva essere Miki Biasion ed è su di lui che contavano alla lancia in un momento così delicato per il mondiale. Biasion, già abituato a responsabilità di questo tipo, è entrato perfettamente nel ruolo richiestogli, dominando la sua corsa e centrando così l'obiettivo per la lancia. Mi fa piacere di portare sempre un apporto determinante alla lancia e spero che con questa vittoria riusciamo a finire anche quest'anno in prima posizione con la lancia nel Mondiale Marche. 3 settimane più tardi, il circo del Mondiale Rally è tornato quindi in Europa per andare a correre sugli sterrati, in mezzo ai boschi di betulle e di conifere. Il Mille Laghi è una delle gare iridate più spettacolari. I suoi dossi inconfondibili la rendono però tanto difficile quanto pericolosa. Per chi non la conosce o la conosce poco, rappresenta davvero un'incognita. Troppi salti e soprattutto troppe insidie per i piloti non finnici o comunque non nordici. Ma per Carlos Sainz, pilota latino per eccellenza, la Finlandia è stato il palcoscenico ideale per la sua grande impresa. E così è stato il primo pilota latino ad aggiudicarsi questa corsa. Una beffa soprattutto per Kankkunen, costretto ad abbandonare la leadership per la banale rottura del cavo dell'acceleratore. Questa è la tua terza vittoria di quest'anno di campionato del mondo. La più bella?
In un sentito la prima sempre la più bella, ma questa è stato difficile, molto 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 difficile. Vincere qui in Finlandia per me è il massimo. Il mondiale piloti a questo punto ha preso sempre di più la direzione Carlos Sainz, mentre il Marche si è orientato decisamente a favore della Lancia. La prova del 9 per entrambi può essere il Rally d'Australia. Dall'altra parte del mondo si è assistito quindi ad un nuovo avvincente scontro che dovrà portare alla resa dei conti. Kankkunen da una parte e Sainz dall'altra non mollano. La Toyota azzarda anche un tentativo per la conquista del mondiale Marche, ma Kankkunen con la vittoria chiude praticamente ogni possibilità e spiana alla Lancia la strada verso il titolo mondiale. Sì, sono felicissimo di aver ottenuto questo risultato. Sono stato un po' sfortunato quest'anno, ma ora finalmente... Il rally di Sanremo ha quindi l'onore e l'onere di consacrare i campioni del mondo. È il capitolo decisivo, ormai è certo, di questa sfida che sembra non avere mai fine, né sull'asfalto della Liguria e nemmeno sugli sterrati della Toscana e dell'Umbria. Il ritmo della gara costringe sia Miki Viasion che Carlos Sainz all'errore. Quest'ultimo però è più fortunato e riesce a portare a termine la gara alle spalle di Oriol. La Lancia vince così il quarto mondiale Marche consecutivo e Carlos Sainz si laurea campione del mondo. 18 anni che facciamo... No. Dai, perché? No. C'è qualche lacrima sotto? Sì, normale. Normale. Quanto lo hai sognato questo mondiale piloti, eh? È molto tempo. Il piacere della competizione è proprio il battersi dall'inizio alla fine e l'incertezza della vittoria finale. Fa ancora parte della stagione 90, ma già si respira aria di 91. È il RAC, il Rally d'Inghilterra, ovvero le prove generali per la prossima stagione. Ci sono tutti i protagonisti e le vetture, alcune già con piccole modifiche. Qualche cosa già bolle in pentola per il 1991. Tanto per mettere i puntini sulle i, Carlos Sainz vince la corsa. È una sorta di avvertimento, ci aspetta un mondiale ancor più incandescente. Tra poco in Grand Prix, il trionfo di Capirossi e le altre vicende del motomondiale 1990. Un evento in collaborazione con Chesterfield Scout Yamaha, la leggenda. Per il sesto anno consecutivo, Italia 1 quotidianamente proporrà una sintesi della tappa sino alla conclusione della gara fissata per il 16 gennaio 1991. Parigi-Dakar, soli nel mito. English is important for my job. It was not difficult to learn. Do you know how? L'inglese per te. And the stocks will be transferred tomorrow. Un telex a Londra. Sì, subito. L'inglese lo usiamo tutti i giorni. L'inglese per te. In edicola il primo fascicolo, la prima cassetta e il dizionario tascabile a 2000 lire. E con il servizio online hai un esperto a tua disposizione. E oggi grande novità. Video English for You. L'inglese in videocassetta. Un corso di lingue De Agostini. Balsamica. E ha solo una caloria, maestra. La pasticca del Re Sole, buona, balsamica e senza zucchero. Ebbe una risata eccessiva, poi sospirò. Prendimi, sarò tua. No. Prendimi, scemo. No. Prendimi un Marsala. Non ve l'aspettavate, eh? Il vero Marsala, invece delle solite cose. Dal sistema Finish nasce la nuova confezione Finish Polvere, dosa facile, ancora più pratica, facilissima da dosare. Finish e Finish Lemon, il pulito brillante.
corre voce che i telefoni mobili Mitsubishi siano leggeri, compatti e affidabili. Corre voce che si usino dappertutto. Telefoni mobili Mitsubishi. Corre voce ovunque. L'arte di stampare con antichi torchi, di dipingere con pazienti pennelli, di legare sapientemente a mano, rivive nelle pagine di due capolavori della cultura universale, Sacra Bibbia Divina Commedia, nello splendore delle miniature, dei fregi, delle cornici floreali, delle preziose legature. Sacra Bibbia Divina Commedia, un vero tesoro per la vostra libreria, in edicola a fascicoli settimanali. Questa settimana i primi due fascicoli di Sacra Bibbia Divina Commedia in un'unica eccezionale offerta. Fabbri Editori. Loris Capirossi, simbolo del Motomondiale 90, campione del mondo a 17 anni e mezzo con la Honda 125 del team Pileri e con Fausto Gresini a coprirgli le spalle. Loris il baby campione e Fausto lo stoico, prende i pugni da Span e non molla. Una festa che esalta tutto il motociclismo italiano, centrata all'ultima corsa di una stagione stupenda, un titolo che vale doppio. John Kosinski, il talento. Nessuno ha guidato meglio di lui e a 21 anni al primo campionato disputato per intero, l'americano si è dimostrato un fuoriclasse. Forse la Yamaha non era la migliore 250, ma a Kosinski è bastata. Un successo nettissimo che premia la migliore squadra del mondiale è quella di Kenny Roberts, che con Renney, campione della 500, realizza una doppietta da sogno. Nessun dubbio, quello di Wayne Renney è il titolo più meritato, perché Renney va forte e soprattutto perché non cade, il che con le 500 di oggi è la cosa più difficile. E nemmeno il talento di Kevin Schwantz ha potuto minacciare Renney fino alla fine. Renney il più preparato, il più equilibrato, il più freddo. Freddo come lo champagne che lo ha annegato all'incoronazione di Brno. Ma il 90 è stato anche drammatico. La federazione, uomini incapaci di gestire professionalmente il nostro sport. Ne ha fatto le spese Reinhold Roth nel terribile tamponamento in Jugoslavia, che da giugno ci sgomenta. Nessuna bandiera blu, nessuna fatalità, soltanto colpevole leggerezza. Reinhold Roth, 38 anni, uno dei piloti più simpatici e appassionati, da allora è ancora in coma. È la pagina più dolorosa della stagione motociclistica. Carlos Cardús, in lui si identifica chi ha perduto. Memorabile il suo ritiro nella conclusiva prova australiana. Prende a calci la moto, ma la Honda 2,5 si era davvero rotta? È un dubbio.
Cadalora invece era partito alla grande vincendo subito in Giappone e poi dominando corse tiratissime come la sola 250 sa offrire. Stupenda la vittoria in Austria, ma poi Cadalora si è perso per strada, commettendo troppi errori come la caduta in Germania. Schwanz è caduto più di lui, è caduto più di tutti, 3 volte nelle ultime 4 gare della stagione. Battuto dalla sua incoscienza prima che da Renei. E nonostante disponesse di una gran Suzuki, Lawson invece è stato piegato dalle gran botte e dalla sfortuna. Ma la grande sconfitta del 90 è la Honda, capace di realizzare le moto migliori nelle 3 cilindrate. La 500 è la più potente e la più leggera, ma semplicemente inguidabile. 170 cavalli, 116 kg. Il talento dell'anno in 500, l'australiano Michael Doohan, uno che arriverà al titolo. Ha dominato all'Hungaroring e poi si è battuto benissimo anche a Phillip Island. Solo un grande Wayne Gardner è riuscito a piegarlo a Phillip Island. Lui ci ha provato con tutti i numeri del repertorio. Ed è stato alla fine un podio straordinario per la gente australiana, il più bello dell'anno. Un altro validissimo è apparso l'olandese Wilco Zellenberg in 250. Lui ha fatto tutto al contrario, irresistibile nella prima parte della stagione, fino al successo su Kosinski in Germania. E in calo poi. Ma se imparerà a cadere meno, sarà un osso duro. E poi Romboni nella 125 e con lui l'intera scuola italiana. 21 anni, 2 volte vincitore nel 90, aggressivo in pista, tenero fuori. Doriano è già pronto per la cilindrata superiore. Casanova invece non ha mai vinto quest'anno e neppure è giovanissimo, però è consistente. E Casanova va sul podio anche con un piede rotto, dà una mano a Capirossi. E poi quello che avrebbe voluto fare anche Alessandro Gramigni, non ci è riuscito in Australia, ma emerge come un altro giovane da curare. Voi credete che sia facile andare forte in moto senza cadere? Non lo è. Questa moto così appassionante, ma così precaria. Soltanto 2 ruote sull'asfalto, un equilibrio tutto da inventare. Chi sbaglia paga. E qualche volta, come Chili in Jugoslavia, si paga anche senza sbagliare. Il volo più bello dell'anno, quello di Doohan e Chili al Nürburgring. Un balletto, elegante in aria, un po' meno sull'asfalto. Ma quello che conta è non farsi male. Vale di più un pilota o la sua moto? Un dubbio da chiarire guardando le cadute di Borgonovo e poi di Colleoni, perché la moto, perso il pilota, è anche capace di andare da sola. Ma
Ma se la moto scivola anziché carambolare, i danni sono contenuti, ma è pura fortuna che qualche volta premia i più sciagurati. Duro l'asfalto, più morbida è l'erba quando c'è. E allora il pilota si lascia scivolare beatamente. Ormai la frittata è fatta. Ma state tranquilli, acciaccati o no, gli attori sono pronti per ricominciare. Lo spettacolo riapre alla fine di marzo, con le sue sfide e i suoi grandi numeri che a noi paiono ineguagliabili. Tra poco in Grand Prix, la fantastica stagione 1990 del Fuoristrada. Sabato alle 20:30. Dall'alba della civiltà alla rivoluzione francese. Dalla nascita della musica al primo musical della storia. Usi, costumi e curiosità in un'opera incomparabile, l'unica per chi vuole sapere ciò che gli storici hanno sempre taciuto. La pazza storia del mondo, sabato alle 20:30 su Italia 1. Il Natale Seat continua. Regalati Seat Ibiza, tua con 500.000 lire di anticipo. Well, have you ever been all alone living in the jungle? Have you ever seen a... Sigafredo, una seduzione irresistibile. Sacra Bibbia e Divina Commedia. Lo splendore delle miniature, i fregi, le preziose legature. Questa settimana in edicola i primi due fascicoli di Sacra Bibbia e Divina Commedia in un'unica eccezionale offerta. Fabbri Editori. Nera, morbida, maestà, balsamica. Era solo una caloria, maestà. La pasticca del Re Sole, buona, balsamica e senza zucchero. Snap It Up, l'ultima compilation dell'anno. Snap It Up numero 2 è l'ultima compilation dell'anno. Su Compact Disc, LP e cassette Disco Magic. Come di consueto, è la Parigi-Dakar ad aprire l'anno motoristico. La maratona africana, giunta alla 12ª edizione, presenta alcune novità nel percorso. Per la prima volta, infatti, viene toccato il Chad, paese sconvolto fino a pochi anni prima da una sanguinosa guerra con la Libia. La gara si preannuncia quanto mai combattuta tra le moto, mentre per quanto riguarda le auto, il pronostico è tutto per la Peugeot, che ha già annunciato l'abbandono delle competizioni africane. Partono fortissime le Kajiva che, prologo a parte, si aggiudicano le prime 7 tappe con De Petri, Orioli e Arcarons. La classifica vede però piazzati pericolosamente Neveu e Peter Ancel, portacolori della Yamaha Sonoto, attardato invece Franco Picco, punta di diamante della Yamaha Italia. Nella tappa che porta ad Agadez, Eddie Orioli compie il suo capolavoro, guadagnando un'ora sui rivali. Neveu e Peter Ancel si ritrovano fuori gara al termine di una incredibile giornata. Da metà gara in poi Orioli non deve far altro che difendere il primato. Ce la fa con una certa sicurezza, anche se fanno tremare tappe come quella di Tigichia, dove trionfano le Gilera di Mandelli e Medardo. Al traguardo di Dakar per Orioli è il secondo trionfo. Alle sue spalle il coreaceo Mas e Ciro De Petri finalmente sul podio di questa gara per lui sempre stregata. Meno avvincente la Dakar su quattro ruote,
ci sono davvero pochi spazi per gli avversari della Peugeot. Arriva Tannen, fa un po' quello che vuole, ben assistito dal debuttante Valdegard. Jack Hicks compie miracoli al volante di una Lada veloce ma ancora troppo poco affidabile. Sul podio dunque sale un'altra Peugeot, quella di Ambrosinot. Tris della casa francese, Tris per Arriva Tannen. Il secondo trionfo italiano della Dakar viene dalla gara riservata ai camion. Il potentissimo Perlini, portato in gara da Giorgio Villa, campione mondiale di offshore, straccia tutti gli avversari. Il mastodonte costruito a Verona occupa anche un posto di rilievo nella classifica assoluta, superando vetture molto competitive. La dodicesima Parigi-Dakar va in archivio con un solo grave incidente, nel quale perde la vita un fotografo finlandese al seguito della gara. Gli amanti del deserto si ritrovano in aprile per il rally di Tunisia, la meno quotata tra le gare africane, ma anche la più abbordabile per i privati. La corsa è breve e tirata. Tra le auto si impone Pierre Lartigue, che al volante della Mitsubishi deve spingere a fondo per arginare gli attacchi delle Lada, che si fanno minacciose. Ma è tra le moto che si assiste ad una furibonda battaglia. Ciro De Petri con la Kagiva e Stéphane Peterhansel con la Yamaha se le suonano di santa ragione. Il francese ha scelto per questa gara una monocilindrica più agile e riesce alla fine a spuntarla e a vincere così il suo primo rally africano. De Petri si deve accontentare del secondo posto, con un distacco più da Gran Premio di Formula 1 che da corsa africana. Deve attendere quasi sei mesi Ciro De Petri per prendersi una bella rivincita. Nel frattempo il pilota bergamasco ha abbandonato la Kagiva per passare alla Yamaha. Il rally dei faraoni è gara fatta apposta per lui e Ciro non si fa pregare per spingere subito a fondo. Gli avversari sono spiazzati, primo fra tutti Peterhansel, che molla addirittura alla prima tappa per forti dolori ad una mano già infortunata. L'unico che riesce a reggere il passo di De Petri è Jordi Arcarons, che si rivela gregario velocissimo di Eddie Orioli, sempre prudente in terra egiziana. Sorprendente l'americano della Yamaha Danny Laporte, debuttante che alla fine si ritrova col maggior numero di successi parziali. Le piramidi salutano il 17 ottobre il terzo trionfo egiziano di Ciro De Petri, degno erede dei faraoni. Per una volta si rivela più interessante la competizione automobilistica. La Citroën ha preso il posto della Peugeot e ha strappato X alla Lada. Il belga è subito sfortunato e perde tempo per un incidente nella prima prova speciale delle piramidi. È solo un antipasto dei guai che la squadra francese dovrà passare. La battaglia è comunque sempre di alto livello, con vari piloti che si alternano al comando. Chi sbaglia meno di tutti è Hubert Auriol, che diventa il primo ad aver vinto un raid africano sia in moto che in auto. La Lada festeggia e annuncia l'attacco a Dakar. E la Parigi-Dakar 1991 è già in movimento. Un anno d'oro il 1990 delle ruote artigliate. Il motocross italiano cercava da tempo l'erede di Michele Rinaldi, iridato nel 1984 con la Suzuki 125. Dopo una lunga attesa è arrivato il momento di tornare a gioire per le imprese di un pilota italiano. Alessandro Puzzar qualche anno fa era solo un ragazzino con tante speranze. Qualcuno aveva anche detto che non sarebbe mai riuscito a vincere un titolo mondiale. In effetti Alessandro era un po' una testa matta. Doveva capitare sotto le grinfie di Michele Rinaldi per trasformarsi in una macchina perfetta, una macchina vincente. All'inizio del mondiale Puzzar rientrava tra i favoriti nella corsa al titolo della 250, ma c'erano molti altri pretendenti e tutti molto quotati. Ma il pilota della Suzuki ha sorpreso tutti fin dalla prima prova. In Austria, con una perentoria doppietta, è arrivato l'avviso. Nelle successive gare, tranne una piccola incertezza nel Gran Premio d'Italia, il dominio di Puzzar si è fatto dittatura. L'esame di laurea Alessandro lo ha sostenuto in Olanda nel mese di giugno. Sulla sabbia, contro i migliori specialisti su questo genere di terreno, è arrivato un altro trionfo. La certezza matematica del titolo è arrivata poi a metà luglio negli Stati Uniti, sulla mitica pista di Unadilla Valley. Puzzar ha poi festeggiato insieme ai suoi tifosi nell'ultima gara, il Gran Premio di Germania. Un'ultima doppietta per completare l'umiliazione dei suoi avversari.
Come dicevamo prima, un trionfo atteso da tempo e la consapevolezza, a ruote ferme, di essere entrati in una nuova era del motocross italiano. L'impresa di Puzzar nella 250 ha tolto un po' di interesse alle altre cilindrate del motocross. Eppure nella classe regina, la 500, c'è stato un altro pilota che ha centrato un risultato di prestigio. Anzi, possiamo dire che è entrato nella leggenda. Eric Geburs si è fregiato del quinto titolo mondiale, raggiungendo nel libro dei record il grande Roger de Coster. Il piccolo belga ha programmato scientificamente la stagione, entrando in forma al momento giusto e piazzando le botte vincenti quando ciò era necessario. La fortuna lo ha aiutato un po', trasformandosi in iella nera per i suoi avversari, Billy Lyles primo fra tutti. Ma tutto questo non toglie valore alle gesta di questo piccolo grande belga. Il mondiale della 125 è la storia di un emigrato al contrario, perché Donny Schmidt ha abbandonato gli Stati Uniti per venire in Europa a cercare fortuna. La Suzuki gli ha dato fiducia affidandogli una moto ufficiale. Il biondino del Minnesota ha fatto subito vedere di che pasta era fatto, vincendo con un polso fratturato e prendendo subito la testa della classifica. È stato il migliore, senza dubbio, anche se bisogna dire che alcuni suoi avversari hanno reso meno del dovuto. A coronamento della stagione mondiale si è disputato in Svezia il tradizionale motocross delle nazioni, un vero e proprio campionato del mondo a squadre. A Vimmerby, città di Pippi Calzelunghe, le formazioni del vecchio continente hanno tentato ancora una volta di spezzare la dittatura americana, che dura ormai da una decina d'anni. Questa volta belgi, olandesi e svedesi sono andati molto vicini al colpaccio, ma alla fine gli Yankees sono riusciti a spuntarla. In questa competizione a squadre sono emersi individualmente due piloti, Jeff Stanton e Alessandro Puzzar. Lo statunitense e l'italiano sono stati in assoluto i migliori in pista e si sono divisi equamente la posta in palio, quasi per rendere ancora più spinoso il quesito su chi sia attualmente il numero uno al mondo. E visto che abbiamo tirato in ballo l'America, eccoci nel fantasmagorico mondo del Supercross, dove i numeri si sprecano, dove il brivido vive ad ogni salto, ad ogni curva. Si pensava che nella stagione 1990 dovesse verificarsi un cambio generazionale, coi mostri sacri sul viale del tramonto. E in effetti ciò si è verificato, anche se Jeff Ward la sua parte l'ha pur fatta. Jeff Stanton, campione in carica, ha retto l'assalto dei giovani leoni come Matiasevic e Larry Ward, ed è riuscito a mantenere la targa numero uno, cosa riuscita in passato solo al mitico Bob Hanna. Ma anche nel Supercross americano si profila la minaccia europea. Jean-Michel Bayle, abbandonato il vecchio continente, ha fatto venire i brividi ai Cowboys, vincendo 5 gare e arrivando secondo in campionato per soli 7 punti. E tutto questo saltando 2 gare. Per il 1991 tutti stanno già tremando. Tra poco in Grand Prix, prototipi, Formula Indy Offshore, a conclusione dello special sulla stagione motoristica 1990. Trent'anni, sposata, elegante, molto informata. Del prosciutto crudo, ad esempio, sa che è un alimento sano, raffinato, e ritiene, come tutti d'altronde, di saperlo scegliere a prima vista. Peccato che non abbia chiara la differenza fra un prosciutto qualunque e il prosciutto di Parma, e cioè il marchio di garanzia del consorzio. Con il prosciutto sugli occhi non si compra il vero Parma. Papà, tu che lavoro fai? Faccio gli elettrodomestici Rex, quelli che abbiamo anche noi. E li fai bene? Così bene che sono i più diffusi. E che cosa vuol dire diffusi? Che in Italia li ha una famiglia su tre. Papà, gli elettrodomestici li fai meglio. Rex, fatti per essere il numero uno. Il Natale Seat continua. Regalati Seat Ibiza. Tua con 500.000 lire di anticipo. Fece schioccare le dita e sogghignando disse: ehi, pupa. Ah. Ehi,
Pucci Pucci. No. Ehi, Omar Sala. Non ve l'aspettavate, eh? Il vero Omar Sala, invece delle solite cose. Caratterizzare la stagione 1990 del mondiale riservato alle vetture sport prototipo è stata ancora una volta la livrea argentata delle Mercedes. Le due biposto affidate all'oculata gestione di Peter Sauber hanno praticamente sbaragliato la concorrenza, lasciando che Jaguar, Nissan e Toyota raccogliessero le briciole lasciate da Baldi, Schlesser, Mass e Wendlinger al termine del loro ricchissimo banchetto. Un bilancio esaltante per la stella tre punte, macchiato solamente in occasione della gara di città del Messico, dove la Mercedes numero uno, già matematicamente campione del mondo, è stata colta in flagrante dopo aver riempito i propri serbatoi con un decilitro di benzina in più rispetto ai 246 litri consentiti dal regolamento. Un peccato veniale che ha rovinato la passerella finale di Baldi e Schlesser, ancora una volta mattatori della serie e campioni del mondo in condominio. In una stagione avara di sorprese ha destato parecchia curiosità il debutto della Peugeot 905 a Montreal. Fedele dei timi dei nuovi regolamenti, la vettura di Sochaux, portata in pista dai veterani Rosberg e Jabouille, ha denotato i classici difetti di gioventù. Alle discrete performance in prova non hanno fatto seguito altrettanto lusinghieri piazzamenti in gara. A Mexico City e Montreal la biposto del Leone è apparsa un po' troppo pesante e soprattutto poco affidabile. Che Jean Todt e soci intendano comunque fare sul serio, lo ha dimostrato una campagna acquisti degna di un team di Formula 1. Confermato Rosberg, la Peugeot ha infatti strappato Mauro Baldi alla Mercedes ed ha colto gli appiedati a Lio e Dalmar. Tirando le somme, la serie data all'eterna ricerca del rilancio ha evidenziato gravi lacune. Polemiche sui nuovi regolamenti e organizzazioni approssimative ne hanno bloccato ancora una volta il salto di qualità. In un campionato mondiale non è certo possibile assistere a gare come quella di Montreal, dove la vita dei piloti è in balia di una gestione sprovveduta. A Jesus Pareja è andata bene, ma non è concepibile finire fuori pista per l'esplosione di un tombino. Lancer Junior, 28 anni, campione 1990 di Formula Indianapolis. Michael Andretti, anche lui 28enne, suo degno rivale per tutto il campionato. E due nomi che rappresentano la storia dell'automobilismo da corsa americano per una stagione che ha segnato una svolta quasi storica. I giovani leoni rampanti hanno infatti preso in pista nel cuore degli appassionati il posto degli illustri padri e in genere quello dei veterani di Indianapolis. Lancer Junior e Michael Andretti si sono contesi il titolo di campione per tre quarti della serie. Poi Mike ha dovuto arrendersi più all'inferiorità della sua Lola Chevrolet che alla maggior grinta del rivale. Lidl ha comunque sbaragliato il campo. Ha confermato la sua pressoché totale imbattibilità sui tracciati cittadini, si è notevolmente perfezionato sugli speedways e ha surclassato il compagno di colori Bobby Rudd. Con sei vittorie all'attivo, più un gran numero di pole position e di giri in testa, ha in effetti ipotecato il successo finale sin dalle prime battute del campionato. Un solo successo in meno, 5, ed una stagione disputata col coltello fra i denti, non sono serviti a Michael Andretti per fare centropieno, ma gli hanno perlomeno consentito di precedere il diretto rivale in termine di montepremi accumulato. Piuttosto deludente è Papa Mario, solo settimo in graduatoria. Per il campionissimo di Nazareth, comunque, rappresenta un indubbio successo personale essere ancora sulla breccia alla non più verde età di 50 anni, soglia varcata lo scorso febbraio, prima ancora del via del campionato. Un altro veterano, AJ Foyt, ha vissuto un 1990 amaro, privo di grandi soddisfazioni e concluso con un brutto incidente lo scorso autunno. L'asso texano sarà ancora in pista l'anno venturo,
più che altro per cercare la degna conclusione di una carriera eccezionale, magari con il quinto successo nella 500 miglia di Indianapolis, la classicissima che quest'anno, a sorpresa, è finita nelle mani dell'outsider Leyendijk. Ancora una volta l'America da corsa ha chiuso le porte della gloria automobilistica ad una casa europea. Nonostante l'apporto di un top driver del calibro di Teo Fabi, la Porsche ha concluso la sua stagione con l'ennesimo buco nell'acqua. La triennale campagna americana della casa di Stoccarda ha avuto il suo momento più alto con la vittoria di Fabi a Mid-Ohio nell'89. Delle negative esperienze della Porsche dovrebbe l'anno prossimo approfittare l'Alfa Romeo, che lentamente ma con costanza ha proseguito nel 90 il suo apprendistato nella specialità. Con un telaio finalmente adatto al motore italiano e un pilota esperto e motivato quale è Danny Sullivan, l'Alfa potrebbe nel nuovo campionato raccogliere i primi frutti del proprio impegno oltreoceano. Questo anno di corse 1990, l'offshore ha scritto di certo la sua pagina più triste per il tragico incidente occorso a Stefano Casiraghi durante la disputa del campionato del mondo sulle acque antistanti il Principato Monegasco. Una tragedia assurda, toccata proprio a chi tanto aveva operato per questi mondiali e per l'offshore. Lo sport di cui Casiraghi era diventato l'emblema lo ha stroncato ironicamente nella Monte Carlo che con lui era stata tanto generosa. Questo dunque è stato il tragico finale, ma fortunatamente il Circo Azzurro ha vissuto precedentemente tanti giorni felici, competizioni ai massimi livelli, duelli serratissimi ed avvincenti. Il primo da ricordare è sicuramente quello durante la gara di Palma di Maiorca, in apertura del campionato europeo, tra il Bagutta di Steve Curtis e Vincenzo Polli e il Polpicò di Antonio Gioffredi e Adriano Panatta. Il ritiro del Polpicò per KO tecnico lascia quindi via libera al Bagutta, che arriva primo al traguardo, seguito dal Chesterfield e dal Fresh and Clean. A Saint-Tropez è invece proprio Stefano Casiraghi ad avere la meglio. Il Pinot di Pinot domina per tutta la gara con una certa facilità, ma alle sue spalle c'è Bagar e il Jack Daniels di Emanuele Pegazzano ed Enrico Di Marco compiono di certo l'impresa più bella di questa corsa, con una rimonta furiosa che li porta dal decimo al secondo posto. A Nizza, con un mare molto mosso, le cose si mettono decisamente male per Curtis e Polli ed infatti affonda il loro Bagutta. È una gara difficile, dalla fine vince il Chesterfield di Missoni e Arnaboldi, secondo è il Sireg di Capoferri e Curioni, mentre terzo è l'Annabella dei fratelli Ravizza. Anche nelle gare successive, Porto Cervo e Trieste, i colpi di scena non mancano. Le acque della Sardegna colpiscono duramente l'imbarcazione di Edoardo Polli nelle prove del sabato. L'SDA viene infatti trainato in porto, inabissato per metà. In corsa è poi la volta del Chesterfield e dell'Unlimited di Damiano Spelta, autori di due paurose infilate, mentre a Trieste il Jack Daniels affonda, facendo passare un brutto momento ad Enrico De Marco, rimasto incastrato nell'abitacolo rovesciato, non riesce infatti a riemergere immediatamente. A Nizza sono Gianni Arnaboldi e Vittorio Mizzoni a salire sul gradino più alto del podio, mentre a Trieste vince nuovamente Stefano Casiraghi con il suo Pinot di Pinot. È poi la volta dei due gran premi più classici di campionato europeo, la Viareggio-Bastia-Viareggio a fine luglio e la gara di Chaos in Inghilterra ad agosto. Due gare con un percorso intorno alle 250 miglia, quindi davvero lunghe ed impegnative. Nella Viareggio-Bastia terminano la corsa infatti solo 9 imbarcazioni, e al primo posto c'è il Jack Daniels, pilotato in questa occasione da Fulvio Maria Ballavio. In Inghilterra, con un mare particolarmente calmo, domina invece Domenico Attilli.
I propulsori a benzina del suo Achille Motors in queste condizioni di mare si confermano infatti avvantaggiati rispetto ai diesel. Stessa situazione si verifica anche a Genzi, ma in questa occasione il più veloce è il Polpico. L'imbarcazione di Gioffredi domina la corsa, tenendo infatti una media di 87 nodi e mezzo, oltre 100 miglia orarie. Chiude il campionato europeo Jesolo. Gli occhi sono puntati sulle due imbarcazioni candidate al titolo, il Fresh and Clean e il Sireg. La gara viene vinta dal Bagutta di Polli e Curtis, ma a laurearsi i campioni europei sono Angelo Spelta e Maurizio Ambrogetti. Un campionato europeo davvero combattuto, come d'altronde l'italiano, dove ad aggiudicarsi il titolo è stato proprio Patrice Innocenti sul Pinot di Pinot. Ad Antonio Gioffredi ed Adriano Panatta rimane la magra consolazione della vittoria nella prima e unica manche del mondiale convalidata. La tragedia di Monte Carlo ha lasciato certo una grande amarezza, ma comunque la voglia di andare avanti con imbarcazioni migliorate e soprattutto con nuove regolamentazioni, all'insegna della massima sicurezza. Marlboro World Championship Team. Premier è presentato da...